In questo video vediamo come le tre trasformazioni principali dei gas, quindi isobara, isocora, isoterma, vengono rappresentate nel piano PV. Il piano PV, pressione volume, è il piano di Clapeyron e l'abbiamo già visto in uno dei video precedenti a proposito della trasformazione isoterma, temperatura costante, quindi la legge di Boyle-Mariotte. Vediamo come si rappresenta quindi di nuovo la legge di Boyle. Prendiamo uno stato del gas come stato iniziale, lo stato A. Quando diciamo uno stato del gas intendiamo tre grandezze fisiche, quindi il volume, la pressione e la temperatura del gas. Il volume è rappresentato da questo valore sull'asse dei volumi, la pressione da questo valore sull'asse delle pressioni e la temperatura in realtà è rappresentata anche lei nel piano PV, perché è rappresentata da un'infinità di rami di iperbole. Ciascun ramo di iperbole corrisponde a una diversa temperatura. Spostandoci da un'iperbole all'altra, la temperatura aumenta quando noi ci allontaniamo dall'origine degli assi. Quindi, per esempio, questa iperbole può corrispondere a 100 Kelvin, 200 Kelvin, 300, 400, 500 e così via. Quindi allontanandoci aumenta la temperatura. Io questi rami di iperbole li chiamo i marcatori della temperatura nel piano PV, perché dobbiamo immaginare il piano di Clapeyron che è solcato da un'infinità di marcatori di temperatura, cioè di queste isoterme. Ora noi ci muoveremo lungo una di queste isoterme perché appunto studiamo la legge di Boyle-Mariotte, la trasformazione isoterma. Partiamo da questo stato iniziale dove il volume è VA. Graficamente conviene immaginare il cilindro con il gas e il pistone disposto in orizzontale, perché questo volume iniziale è quando il pistone si trova qua e infatti il volume del gas a disposizione è tutto quanto fino al pistone colorato di nero. Per misurare il volume qui ho disegnato una scala, per esempio in millilitri. Ad esempio in corrispondenza di VA potremmo trovare scritto, non so, 100 millilitri. E poi abbiamo come al solito il termometro per la misura della temperatura del gas e il manometro per la misura della pressione con i sensori che pescano all'interno del gas. Ora spostiamo il pistone per modificare il volume, infatti stiamo considerando una trasformazione isoterma dove il volume è la causa e le variazioni di pressione sono l'effetto. E la temperatura rimane costante a questo valore riportato su questa isoterma. Su questo ramo di iperbole facciamo finta che siano 20 gradi centigradi. Quindi trasformazione isoterma iso T, immaginiamo il volume di aumentarlo. E spostiamo il pistone da questo nero a questo rosso, corrisponde sull'asse dei volumi a un aumento di volume delta V da VA a VB. E la pressione però cala perché il volume del gas aumenta, il gas è a disposizione più volume e quindi la pressione cala all'interno e il calo di pressione è dal valore PA al valore PB, quindi noi abbiamo che lo stato iniziale del gas A si è spostato in B. Questa è la trasformazione isoterma e precisamente è una espansione isoterma. Un aumento del volume delta V maggiore di 0 ha causato una diminuzione di pressione delta P minore di 0. Delta P è questa diminuzione di pressione da PA a PB. Viceversa, noi possiamo anche comprimere il volume, quindi invece che un'espansione possiamo fare una compressione isoterma, dove la variazione di volume è negativa, quindi una diminuzione di volume che però corrisponde a spostare il pistone da questo nero a questo blu, quindi da VA a VB, e questa diminuzione di volume comporta però un aumento di pressione all'interno del gas, perché il gas viene compresso, ha a disposizione meno volume, quindi gli urti sono più frequenti, non più intensi perché la temperatura è rimasta la stessa, quindi l'agitazione termica delle particelle del gas non è cambiata, però sono più frequenti perché sbattono più frequentemente perché stanno in un volume minore le particelle del gas, quindi diminuzione di volume, aumento di pressione. Se volessimo ripetere l'esperimento di Boyle anziché a 20 gradi centigradi, per esempio a 80 gradi centigradi, l'esperimento ci darebbe i punti sperimentali su un altro ramo di iperbole più alto, cioè per esempio questa. Questo perché a parità di volume, per esempio iniziale VA, se il gas ha la temperatura soltanto di 20 gradi centigradi, la sua pressione è più bassa. Se invece il gas ha quel volume lì, ha
una temperatura maggiore, 80 gradi centigradi anziché 20, e il gas farà più pressione, quindi la pressione del gas sarà più alta. Questo vuol dire che a parità di volume, con una temperatura maggiore, noi ci troviamo a una pressione più alta, quindi ci troviamo su un altro ramo di iperbole più alto. Dunque, noi ci spostiamo da un'iperbole all'altra non perché abbiamo cambiato la quantità di gas all'interno del cilindro, ma perché abbiamo ripetuto l'esperimento di Boyle a una temperatura più alta oppure più bassa. Una piccola osservazione finale, una trasformazione isoterma sarebbe sbagliato disegnarla rettilinea così, come un segmento, perché se fosse così, allora ci si staccherebbe dal ramo di iperbole, vuol dire che la temperatura non resterebbe costante, cioè negli stati intermedi tra A e B, lungo questa freccia, la temperatura è più alta rispetto ai, per esempio, 20 gradi centigradi di partenza e di arrivo, perché questi punti intermedi sulla freccia stanno al di sopra del nostro ramo di iperbole e in realtà stanno su altri rami di iperbole che si trovano più in alto, quindi su iperboli più calde. Dunque la trasformazione va disegnata correttamente, non in modo rettilineo, ma seguendo la curva dell'iperbole.